Benvenuti alla quarta parte di Magical Star Sign. Ho rifatto il percorso senza registrare per risparmiare un po' di tempo. E c'era questa talpa che ci aspettava. Posso parlare? Ah, già è vero, click. Il re vi attende nella sala del trono. Ok. Andiamo, la sala del trono, la sala del trono. Qui, giusto? No, questa non è la sala del trono. Allora era questa. Sì, è questa. Oh, avete sconfitto il nostro odiato nemico, la formica regina? Non ci rimane che ringraziarti per le tue eroiche gesta, Gerak. Esprimo anch'io la mia sincera gratitudine. Vi prego, diteci, l'odiosa regina aveva qualcosa di speciale? Speciale? Non direi, aveva solo questi strani guanti. Ecco qua. È impossibile! Avete recuperato il grandioso strumento di scavo della leggenda! Sì, è lo scavo Grinfia! Chi avrebbe mai pensato che questo strumento leggendario esistesse davvero? E invece è così! Cos'è lo scavo Grinfia? Permettetemi di spiegare. Le spinotalpe sono scavatrici eccezionali se il terreno è morbido. Ma le cose si fanno difficili sulla roccia o sul terreno duro. Abbiamo scavato a più non posso su questo pianeta per trovare tutti i vermi possibili presenti nel suolo morbido. La scavogrinfia è la soluzione. Ora potremo scavare nella roccia come se fosse burro. Che gioia! Ma serve qualcosa che... Ma serve a qualcosa solo tra le zampe di una spinotalpa. Visto che avete lottato duramente per avere lo scavo Grinfia, tenetela voi, è giusto così. No, veramente, noi non... Siete voi che andate pazzi per i vermi. Wow, hai sentito? Rifiutano la nostra cortese ricompensa. Allora, pensa che possano davvero essere... Non c'è dubbio, sono certamente le persone eroiche del Libro della Luce. Ministro, vado a prendere il libro della luce! Subitissimo, sua artiosità! Miu! Eccomi qua! Leggo immediatamente! E dopo aver stretto un legame di amicizia con le spinotalpe, i eroi rifiutarono la ricompensa del sovrano, pensando non al proprio vantaggio, bensì al benessere delle spinotalpe. Successivamente, gli eroi... Ah, oh! Continui a leggere. Sentiamo che il tempo, anzi, la storia sta raggiungendo un momento cruciale. Scioglieranno la maledizione che avvolge i pianeti dormenti per poi partire. Per nuovi orizzonti su un'astronave di luce. E in quel momento si avvereranno tutti i sogni di tutte le genti. Che commovente! Prodi ospiti. Avete detto che volevate andare su Puffon, no? Ora tocca a noi aiutarmi come voi avete aiutato noi. Viaggerete verso nuovi orizzonti, come dice la leggenda. Quindi faremo tutto il necessario per farvi raggiungere il pianeta Vento. Credo che un missile giaccia inattivo nel centro delle rovine Spelonca, nelle profondità di questo pianeta. Le rovine Spelonca circondano una torre di grande potere. Quando la torre perse il suo potere, anche il missile si addormentò. Può svegliarlo solo la stella sepolta nella terra delle reliquie stellare. Della reliquia stellare. So poco di questa leggenda. Non sono certo se riuscirete a svelare il mistero per conto vostro. Prode Gerak, concedi a questi artigli leali l'opportunità di aiutarvi. Scaveremo per voi una galleria per le terre delle reliquie sacre. Della reliquia stellare. Perché dico reliquie sacre? Ok. Concedeteci di saldare il debito che il nostro popolo ha con voi. Cominceremo subito. Andiamo all'area scavi. Ok, prendetevi tutto il tempo necessario per prepararvi. Ci metteremo un po'. Ci vediamo là, all'area scavi. Non corrono, peccato, io adoro vederli correre. Comunque, dovrebbero aver già finito, credo. Non lo so. Qui ti amo.
Qui togliamo il sensore estratto dalla buca, scavando, scavando. Non possiamo prenderlo senza il permesso del re. Re, ci puoi dare il permesso per quel tesoro? Scaveremo un passaggio per la terra della reliquia stellare. Oh, ma prima... Grazie. Sviolino, fatti da parte perché possono avvicinarsi al nostro più grande tesoro. Subito, sire, sua maestà Taipagine. Sua maestosa Taipagine. Ok, andiamo a prendere. Siamo tutti pronti, allora andiamo. Col suo permesso, sua maestà, non per dubitare della potenza dei suoi artigli, ma si sente in forza per fare tutto ciò. Mio fidato consulente, non si preoccupi, abbiamo le scavo grinfie, quindi non abbiamo di che temere. Ci conduca, sire, la seguiremo, sua maestà. Sua maestà, veniamo anche noi! What the fuck l'esercito? Certo, cari amici, andiamo tutti insieme. Bene. Questa scavo grinfia è favolosa, proprio come dice la leggenda. Possiamo scavare nel granito come se fosse del formaggio morbido morbido. Possiamo scavare dappertutto. Permetteteci di ringraziarvi di cuore. Guarda come gli luccicano gli occhi, gli piace proprio tanto scavare. Avanti, giovani speranze della magia, e questo è il posto che cercate. Ci dispiace vedervi partire, ma il tempo stringe, addio. Che ti sei rituffato? Vabbè, per prima cosa, tesoro. Due fermaciocche. Olio svista. E due legno zoccoli. Non ho la minima idea di che cosa siano queste cose. Ma comunque, andiamo avanti. Di qua. C'è scritto. Ops, presi dall'emozione abbiamo scavato nella direzione sbagliata. Che sbadati. No. Gorgonzola, il re scavatore. Ottimo lavoro, re. What the f- continua a bloccarmi negli spigoli. E di qua? Cosa c'è? Tanti vermi. Ah, c'è un mostro nel foro. Formico. Oh, tre. Vabbè. Purtroppo non posso colpirli. Vero, dovrei rimetterla dietro ora che ci penso. Lo farò in questa battaglia. Sì, devo usare la magia per forza, perché questi non muoiono con gli attacchi fisici. Almeno con gli attacchi fisici gli faccio davvero poco. Gran sferzata. Ok, ottima mossa. Oh no. Chiudere Skype. Devo chiudere Skype quando registro. Dannazione. Ok, passa dietro. Ma sì, dai, colpiscilo. Non mi piace sprecare mana, però vabbè. Soprattutto non mi... Vabbè, se devo sprecare quello de... Come ti chiamavi tu, scusa? Di Mister Coniglio. Oh cavolo, sono una frana con i nomi, però questo è assurdo. Lassi, ecco. Vabbè, andiamo avanti. Re Gorgonzo... No, non volevo parlare con te. È arrivato il momento degli addii. Le rovine Spelonca circondano una torre di grande potere. Quando ha perso il suo potere anche il missile si addormentò. Questa ve l'ho già detto, vero? Ok, no, non serve che ce lo ridici tutto. Apprezziamo molto la vostra azione eroica. Salite qua e raggiungete la terra della reliquia stellare. Non abbiamo creduto al ministro quando ci ha annunciato la vostra venuta. Ma quando ci avete portato le scavo grinfie non abbiamo avuto dubbi. Farete grandi cose. Salverete il nostro mondo dal declino. Forse vi sembriamo solo delle talpe sempliciotte, ma non mi importa. Per noi voi siete la salvezza. Narreremo alle generazioni future le geste eroiche di Gerak.
Sono tristissimo. Non pianga, ministro, che partano con un saluto degno della loro gesta eroica. Wow! A proposito, qual è la vostra destinazione? Va. Ok, stavolta ho chiuso Skype sul serio. Qual è la vostra prossima destinazione? La conoscete già? Sì, credo. Una risposta incoraggiante, ma dobbiamo essere certi. Se vi perdete e non sapete come andare avanti, rivolgetevi a noi. Vi offriremo la nostra guida regale. Ricorderemo le vostre eroiche gesta. Wow! No, anzi, doppio wow! Oh. Evviva! Urra! Urra! Sembra Topolino, credo. Non lo so. Un evviva anche alle nostre... alla nostra eroina Lassi! Buona fortuna, Jerak! Torna a casa, Lassi! Volevo dirlo da un sacco di tempo. Oh, salve! Ehi, ehi! Dal tuo sguardo capisco che i servizi che offro ti allettano! Creo punti di teletrasporto a prezzo vantaggissimo di una zuckerstella! Se ti metto a disposizione un punto teletrasporto, puoi tornare qui insieme al tuo gruppo tutte le volte che vuoi! Più comodo di come si muore! Vieni a trovarmi quando ti avanza una zuckerstella, sono stato chiaro? Bene, alla prossima! Oh, non ho zuckerstella, vero? E vabbè, fa niente. Posso aprire questo? No, non posso aprirlo. Beh, vediamo cosa c'è qui. C'è un cartello. Questa galleria porta alla terra della reliquia stellare. Oh, ci ha messo un cartello il signor Gorgonzola. Non è lo stesso posto in cui siamo stati prima. Forse no. Oh. Fagiol pop. What the fuck? Perché c'è un fagiol pop qui a caso? Seguiamo la pista di fagioli. What? Lassi, sei tu che lasci i fagioli? Magari è sempre lo stesso, però a Lassi non piacciono i fagioli, quindi lo butta. Questa porta sembra molto robusta. Oh, ma... ci sarebbe un problemino, signor re-scavatore. Dove devo andare? Da una parte è chiusa, dall'altra anche. Ah, forse di qua. Ok. Fatto della strada inutilmente. E vabbè, fa niente. Wow. Sono un folletto! Coltivo Kren qui in segreto da un po' di tempo! Tutti i Kren sono collegati ad una gigantesca rete di radici! Per questo sappiamo tutto! Vedi questa caverna? I folletti hanno tirato su quattro montagne per farla! Hanno tirato su tre montagne? The fuck? Voglio dire una cosa sui iperincantesimi. Cosa sono? Quando lanci un incantesimo, tocca il tuo personaggio al momento giusto per rendere l'incantesimo più potente. Potevi dirmelo prima. Voglio dire una cosa sulla riflesso difesa. Quando stanno per attaccarti, tocca il tuo personaggio al momento giusto per attivare la riflesso difesa e attutire il danno. Ma perché queste cose me le spiegano solo ora? E tu che mi dici? Tu mi dici come usare il Bankai? Sono un folletto. No, mi dici sempre che sei un folletto. Ok, abbiamo capito. Sei un folletto. Andiamo via. Ma dovrò provarle questi iper incantesimi. Vedremo. Non riesco a immaginare cosa devo fare in questa stanza. Wow, che gra... No, perché aveva la voce di una talpa. Wow, che grande! Ehi, Jerak, sembra un po' un mulino a vento, non ti pare? Grazie, come se non l'avessi notato. Ma che ci fai in una grotta? Qui non c'è vento. Lo fai automaticamente? Sono sicura, questo è un gigantesco mulino a vento. È più grande di tutta la nostra accademia. Ma che strano, a che serve un mulino a vento sottoterra? Qui non c'è vento. Sì, lo so. Allora, andiamo qui.
dovrebbe essere posto adatto. Vento. Vabbè, non c'è bisogno che leggo di nuovo. Leggerò magari la prima volta ogni incantesimo. Dovrei essere nel posto giusto per attivarlo, no? Oh, sì. È un Luna Park. C'è la musica da Luna Park. Oh, che carino. Andiamo via. Cosa c'è nel computer? Il sistema è stato progettato per pompare energia attraverso le rovine. Ok. Quindi praticamente facendo questo ho aperto quelle porte. Probabilmente sì. Allora, usciamo di qua. E... voglio vedere cosa c'è qui sotto. Credo niente, ma controllare non fa mai male. Ah, questa non si può, questa non si può ancora aprire, ok. E allora devo andare per forza di sopra. Oh, salve! Ah, altri robot! Individuati trasgressori, avvio eliminazione. Wow, che velocità! Vi siete allenati con le talpe? Oh, però è notte. Vabbè che non userò la magia. Ah già, è vero, devo cliccare. Che ha fatto? Va bene, ipermagia. Ci sono riuscito? Non ne ho la minima idea. Forse sì, perché io ho fatto parecchio male. Allora, si va avanti. Individuato, intruso, eliminare, sradicare, sterminare. Per sradicare dovete andare a dare dal folletto, ce l'ha lui le piante. Oh, si è fatto giorno. Oh, riflesso difesa. Riflesso difesa. Ok, sto imparando a usarla. Almeno questa sembra abbastanza facile. Non è iper utile, c'è da dire questo. No, qua non ce l'ho fatta. Infatti gli farò meno danni, vero? Sì. Ora, un bel calcio. E uno dovrebbe andare. Ha schivato. Blocca bersaglio. E lui? Missile pugno XL. Che cacchio era quella cosa? Beh, non mi ha fatto molto più male di un missile pugno normale. Ok, ho più o meno capito quando è il timing. Quando scompare il sigillo, in pratica. Oh, level up. Sì. Perfetto. È nella prossima la porta, vero? Sì, è nella prossima. Oh, salve. Individuati intrusi. Pulire e disinfettare. Siamo dei germi adesso. Viscolassi è un coniglio, ma non è un animale domestico. Forza, Lassi. No, non ce l'ho fatta. Forse non è proprio quando finisce il cerchio magico. Non saprei. Bel calcio. Perfetto, uno è andato. Blocca bersaglio, fai pure. Lassi, difenditi, non voglio farti sprecare mana. Tanto basterà un calcio. Chissà se si imparano nuove mosse fisiche. Questo non lo so, sono sicuro che si imparano nuove magie perché l'hanno detto. Ma non so niente sulle mosse fisiche. Ah, ma qui è di nuovo... capito. Siamo tornati al punto di partenza. Ok, qua c'è la macchina curatrice, quindi la uso.
Perfetto, ho recuperato tutti i PSPM, quindi li ho risparmiati per nulla. Sono contento. Ok, eccoci qua alla torre. Salve. Rivelati intrusi, eliminare, eliminare, eliminare. Oh, sono parecchi. Però se riesco ad attivare l'ipermagia, l'iper incantesimo, dovrei eliminarli tutti, no? Non ce l'ho fatta. Dimmi che è abbastanza forte per ucciderli. Oh, nemmeno uno, eh. E vabbè, uno lo posso eliminare con un calcio. Perfetto. Blocca bersaglio, ok, questo non è pericoloso. Ah, non l'ho parato. E questo non... Non lo so se lo paro, sinceramente, perché non mi fa tantissimi danni, ma... crea un'esplosione e quindi non riesco a vedere quello che succede in pratica. Ok, tutti sconfitti. Entriamo nella torre. Oh, salve. Le luci sono accese. Forse il mulino a vento pompa dell'energia in questo posto. Grazie. Lo sapevo già questo. Qui non sembra ci sia nulla. La porta è chiusa. Individuati intrusi. Rimozione virus. Avast in corso. Ah, ma sei da solo. Poverino. Blocca bersaglio. Ok. Voglio usare il mana. Però ci sono quasi costretto. Vabbè, tanto l'assi lo recupera molto velocemente. E devo capire quando devo cliccare per l'iperincantesimo. Ok, incontro finito. What the fuck? Sei vivo? Ok, deve essere sopravvissuto con poca vita. O magari è più forte dei... No, non credo sia più forte degli altri. Sì, è più forte degli altri! E va bene, l'hai voluto tu. Prenditi un altro vento artiglio. Dovrebbe bastare? No, cacchio sei forte. Va bene, l'hai voluto tu. Ho scurdato. Di notte, quindi sarà molto potente. Ok, perfetto. Promemoria, evitare i robot. Magari uso un oggetto. Ok. Jerak, guarda! Di nuovo quel robot rosso! Oh, è quello che ci ha sconfitti. Se ci prende ci rivolterà come due calzette. Quindi basta non farsi prendere. Sono durato tanto. No, mi ha buttato fuori. Aspetta, ho il massimo della vita ancora? Sì? Perché non ci ha uccisi? Beh, non voglio farmi domande. Oh, dannazione! Ok, secondo tentativo. Un peccato che si rigenerano i robot quando vengo buttato fuori. Ok, è là. Là. No, 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 no. No! Oh, ha schivato! Non mi piace come si controlla il personaggio in questo gioco, sinceramente. Con lo stile era ok, ma se premo qui, lui continua a camminare. Io non sto più premendo, ma lui continua a camminare. Oh, ciao! Individuati intrusi! Individuati intrusi! Eliminare! Eliminare!
Ci vuoi disinfettare? E vabbè, affrontiamo questo boss. Oh, è notte. Triplo bersaglio, oh cacchio. Sta mirando parecchio all'assi. Due colpi. Ok, dovrò vedere come usare lo scudo riflesso. Allora, intanto ho scordato su di te. Te lo sei proprio meritato. Oggi è vero, mi sono dimenticato persino di provare a usare l'iperincantesimo. Ok, missile. The fuck, quanti danni! Seriamente? Ok, spero di riuscire a eliminarlo adesso. Quanta vita hai? Dai, mi serve quello scordato potenziato. Eliminato? No. Triplo bersaglio di nuovo. Oh, lassi. Ok, dovrei sopravvivere. Provo a eliminarlo. Se non ce la faccio, mi curerò. Dai, lassi! Ok. Ho scurdato, l'ultimo scurdato. Dai che faccio malissimo. Oh, iperincantesimo, yeah! Dai, quanto fa? Muori, muori, muori! Non è morto! Sono ridotto male. E vabbè, userò degli oggetti. Ok, anche tu. Spero che non arrivi il giorno prima della fine della battaglia. Triplo bersaglio, ok. Attacca così, quindi. Beh, si ci potrebbe difendere ora che ci penso. È arrivato il giorno? No, ok. È sempre notte. Cioè, una tecnica potrebbe essere difendersi quando... quando fa il triplo bersaglio. Ma penso di riuscire a eliminarlo? Ora che forse ho capito come usare l'iperincantesimo. Perfetto, credo di aver capito, basta cliccare a caso. L'importante è cliccare nel punto giusto. Morto? Perché io ho fatto pochissimo? Che ti succede? Che cos'ha? È in fin di vita, questo si capisce, ma... the fuck? Ok, stavolta non sono riuscito a usarlo. Non riesco a capirlo, questo iperincantesimo. Mega scos... no, non dirmi che contrattacca ogni volta. È forte questo... oh, cacchio, se è forte. Quanto vorrei avere qualcuno in grado di curare nella squadra. Allora, lassi, perché... lassi non regge un altro colpo. Ah no, era lui che attaccava. Vabbè, devo comunque curarmi. Adesso il problema sarà... what the fuck devo fare? Si è beccato tutti. Ah, danno nulla, ok. Mi fa piacere, Lassi, che ti sei salvata. Ah, non ce l'ho fatta. Non riesco a capire. Non faccio nulla di diverso da prima, eppure boh. Adesso lui è diventato molto più resistente. No, mi sono dimenticato di provarci. Non ci sono abituato. Dai, muori. Oh, mega scossa di nuovo. E non ho più oggetti di cura, quindi... potrebbe finire molto male.
Allora, Jerak ha un altro attacco resiste e anche l'assi, perfetto. Forse dovrei passare l'assi in prima fila. Ma non... perdere un turno non mi sembra una cosa buona. Dovevo averla davanti sin dall'inizio, così poteva infliggere più danni. Oh, ma ora che... guarda, è tutto bucato. Chissà come mai. Non credo sia lo stesso che abbiamo fatto cadere negli spuntoni. Forse sono fatti così. Non lo so, strano design. Uffa, non ho più mana. Calcio! No! Schivato. Non morire. Non morite, mi raccomando. Vai, Lassi! Uccidilo! Ok, è morto! Corri, Jerak! Dobbiamo far partire questo missile prima che arrivino gli altri robottacci! Astronave Neumann pronta al decollo. Eseguire un comando. Astronave Neumann pronta al decollo. Eseguire un comando. Ma chi è? Chi è Neumann? Ah, questo aggeggio sta per decollare. Sì, dobbiamo eseguire un comando. Chi è? Oh, no. Stava per uccidermi quello. Se affronto il robot rosso adesso è la fine. Parti missile! Ah, ok, è stato spinto via. Per un attimo credevo che fosse venuto con noi. Si fosse aggrappato all'astronave, non lo so. Ascesa nell'atmosfera. Velocità del vento 3,2 nodi. Temperatura dell'aria 21,2 gradi. Visibilità 7 miglia. Decolliamo verso lo spazio. Sì, ma dove andiamo? Giusta domanda? Beh, lo chiederemo al primo asteroide che passa. È così che siamo finiti sul pianeta Terra. Sul pianeta della Terra. Cassia! Ghiaccio per caso? No, acqua. Quella non era acqua, era ghiaccio, ma vabbè. Polo Nord questo. Ci saranno i pinguini? Oh, poveri noi! Ma dove siamo? Ehi, Jerak, siamo su Puffo? Non credo proprio. Non sembra il pianeta vento. Secondo me questi missili vanno dove vogliono loro, non dove vuoi tu. No, siamo noi che probabilmente non sappiamo guidare. Il missile è diventato una barca. Sì, non è possibile che questo sia il pianeta vento. Guarda, c'è solo acqua. Sì, c'è una certa brezza, ma non mi sembra abbastanza per poter parlare di un pianeta vento. Oh? Cosa sei? Un castoro? Capitano! Sta arrivando una navicella spaziale! Prepariamoci ad affrontare gli invasori! The fuck? Sarà la polizia spaziale? Ma che? Vista da qua non mi pare un missile della polizia spaziale. Allora non ci dobbiamo preoccupare. Che vuoi che ci facciano un paio di turisti spaziali? Ha! Che freddo che fa su questo pianeta. Credevo che fosse il pianeta acqua. Sembra piuttosto il pianeta ghiaccio. Io l'avevo detto.
Ah, comunque, questa è la fine della quarta parte di Magical Star Sign e nella prossima parte esploreremo il pianeta acqua, che in realtà è il pianeta ghiaccio. Comunque, ci vediamo nella prossima parte e ciao a tutti!